Consiglio provinciale del 18 dicembre ha approvato, con la sola astensione del consigliere Alberto Tognola, l'accordo di programma tra Regione Lombardia, Provincia, Comune di Varese e Uninsubria, finalizzato alla realizzazione di un nuovo teatro e correlata alla riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazza Repubblica. È stato poi designato il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Ufficio d'ambito territoriale, con la nomina dei due componenti di competenza provinciale. Oltre ai tre componenti già indicati dalla conferenza dei comuni, ovvero Graziano Maffioli, Mauro Chiavarini e Piero Tovaglieri, il CDA è stato completato con la designazione di Pietro Zappamiglio e Alessandro De Felice. I consiglieri hanno poi votato Zappamiglio come presidente del CDA. È stata infine votata l'adozione della bozza di statuto provinciale. È sicuramente una soddisfazione e diciamo l'accordo di programma che verrà siglato formalmente tra qualche giorno ne è proprio un esempio, e comunque siamo tutti soddisfatti, noi della provincia, il comune di Varese, Regione Lombardia, l'università, tutti gli enti interessati da questo accordo sono sicuramente contenti e penso lo sia anche la cittadinanza. Si andrà a risolvere finalmente quello che è il problema grosso della riqualificazione di Piazza Repubblica Varese, che diventerà nella nuova concezione un nuovo centro cittadino che dovrà fare da tramite, quindi da interconnessione tra la parte più ricca di Varese e la parte delle stazioni, e quindi risultare un nuovo centro cosmopolita proprio di Varese. E questo è un po' l'idea, quindi è sicuramente molto apprezzata e tutte le forze politiche hanno concordato e hanno dato il loro benestare, diciamo, su questa soluzione. Verrà interessata la caserma Garibaldi, che diventerà un centro culturale, verrà edificato il nuovo teatro, verrà riqualificato tutta l'intera zona oggi dell'università e del collegio. Tengo a dire una cosa, e questa veramente la sottolineo: oggi si va a approvare nel consiglio provinciale di questa sera, approveremo appunto in consiglio l'accordo di programma, che poi io dovrò sottoscrivere nei prossimi giorni, e questo accordo prevede quindi l'accordo che andiamo stasera ad approvare in provincia, l'approvazione del master plan, quindi è la disposizione dei volumi, quindi un'idea di massima su come dovranno essere poi disposti i volumi sulla piazza. Successivamente verranno fatte le progettazioni e appunto tengo a sottolineare che un concorso di idee a livello internazionale, su questo io mi sono anche speso, ne ho parlato anche con gli interessati, secondo me è molto importante perché darà la possibilità anche a livello di progettazione di aprire i confini di Varese, quindi lasciare spazio a idee nuove ad architetti magari di un certo rilievo per fare un qualcosa veramente di bello a Varese. Per quanto riguarda il comparto di Via Ravasi, verrà realizzata una residenza nella parte diciamo più interna, non aggettante sulla via Bizzozero, di circa 8.500 metri quadri. Quello che interessa alla provincia è la realizzazione di una palazzina di circa 1.350 metri quadri per piano su tre piani, in cui un piano sarà di completa proprietà della provincia e la provincia retrocederà in comodato gratuito all'ASL, in maniera tale da poter portare per la cittadinanza di Varese, per le utenze più deboli, quei servizi sociosanitari che adesso sono dislocati in Viale Monterosa, in Via Torino Rossi, e quindi fare un favore alla città. Naturalmente avremo di proprietà anche la sala convegni, chiamiamola sala polifunzionale, che verrà data in uso all'università, al comune e naturalmente anche alla provincia per quelli che sono gli eventi culturali che riguardano la città. Non solo, ci siamo accordati con il comune di Varese per avere 500 metri quadri anche nella caserma Garibaldi, sarà il polo culturale la caserma Garibaldi di Varese, la biblioteca prevede il comune, bookshop e quant'altro. Ecco, la destinazione che deve essere ancora definita di questi 500 metri quadri sarà su attività di carattere culturale, evidentemente. Per quanto riguarda il teatro, anche se non è una partita della provincia, ma indubbiamente ha destato estremo interesse, andrà a sostituire l'Apollonio, un teatro di circa 1.400-1.600 posti, particolarmente evocato per gli spettacoli dal vivo, che verrà costruito, come diceva il Presidente, con un concorso di idee, quindi da architetti di primo livello, probabilmente un concorso internazionale che naturalmente gestirà il Comune di Varese. Quindi da domenica
alle ore 10, quando il Presidente sottoscriverà l'accordo di programma con il Presidente Maroni, con il Sindaco Fontana e con il Rettore Coemporisini dell'Università, parte l'operazione. Io direi che è un bellissimo regalo di Natale che facciamo per la città di Varese, lo facciamo tutti insieme. La provincia comincia da oggi a preparare il bel pacco regalo che arriverà domenica per la città di Varese. I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it.